Bentornati non solo calcio, è arrivato il nostro attaccante di sfondamento Francesco Da Vinci, eh? Buonasera. Anche perché, Barbara, ma tu in che ruolo giocavi? Io esterno d'attacco. Vedi, vedi, ho centrato. Sì, sì. Allora, parlavamo poc'anzi con Ivan Granatino di questa bella collaborazione. Ha detto che lavorare con te è fantastico perché sei puntuale, sì. E tutti gli appuntamenti arrivi sempre puntuale da un buon sì. napoletano. E sì. Ho parlato solo di questo. Tu vuoi aggiungere qualcosa? Ma guarda, credo che la puntualità è la base di tutto. Vedi? Quindi, quindi tu praticamente ti presenti un'ora infatti, prima. Okay. Perché Saverio, il tuo manager Fabrizio, ridono? Come mai della puntualità ridono? No, ma devi sapere che io quando prendo un appuntamento dovrei partire mezz'ora prima, perché sono un po' lento. Sono come nel preparare. Ma non è che perdo tempo, No. Mi faccio prendere da mille cose. Quindi... Non è colpa nostra sì, se siamo impegnati. No, 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 tranne il cellulare. Allora. Vabbè, ma lui ha anche un bimbo piccolo, magari esatto, impegnato, vedi, non come te che sono belli cresciutelli. No, no, ma quello c'ha la stessa età, però. Ah, annaccia, però, cercavo una scusante, niente. Però lui, capito, c'ha, capito, fa, diciamo che è più agevolato in un certo agevolato. Senso, perché lui arriva... sono comunque, più ricco. A parte. Di nero, capito, fatto... Di nero, vabbè, quello, sai, molte canzoni la presentano. Non tengo di nero, però. Comunque, quello che ti volevo dire è che comunque quando mi devo muovere, visto che abito nel fulcro della città di Napoli, ecco, lui la prima non sa cosa significa ecco, il traffico. Ecco, lui non sa, noi prima parlavamo, però sai no? Che cos'è? Dimmi. Se io so che abito a Napoli, che comunque la prima si deve cosa muovere quattro ore prima, non è giusto. Quattro ore prima, così, se c'è un appuntamento, ti sembra giusto? Se c'è un appuntamento alle 4, io alle 3 mi avvio da casa. Ok, cambiamo discorso, allora versiamo un po' di... Beviamoci su. Ah, vedi, guarda, ti verso anche... Un bel... Allora, per esempio, oggi appuntamento, a che ora era l'appuntamento? Io sono stata puntualissima. A che ora era l'appuntamento? Alle 16. Allora, alle 16 appuntamento. Io sono arrivata alle 16. La persona sentiamo. Io sono partito da Aversa, che sai, io parto ma da tu abiti ad Aversa, noi sono... a Napoli. Hai capito? Cioè, capisci? Io alle 4:10 allora... stavo qua, tu sei arrivata alle 4:07, perché che abiti tu... qua... Dietro, Francesco dietro lo l'angolo. Diciamo proprio dietro l'angolo. No, no, io stavo qua fuori, controllate i cellulari. Ma il problema, sai cos'è? Che tu, abitando ad Aversa. No, allora guarda, mo la trovo io la motivazione. La piada a mal. Allora, no, secondo me non deve bere più. No, comunque, ritornando al discorso, perché tu, abitando ad Aversa, sei abituato a muoverti prima. Noi invece diciamo. Veloce, non c'è invece noi sai che diciamo. Barbara sta diventando molto Barbara Dusso. Vabbè, dai, cambiamo. Allora, facciamo un brindisi a Maria. Vai Maria, per te. Ok. Ivan, basta bere perché non so altrimenti. Io mi sono sporcato già. Porta bene. Porta bene, vero? Porta bene, sì. Allora, parlaci anche di parole, però. Portaci anche. Da me, ma voglio che mi devi lavare la... Vabbè, dai, voglio dire, Maria. Sì. Voglio dire, Maria. Allora, lavorare con Ivan, vogliamo sentire la tua versione, com'è? Ma perché ridi? No, perché ho parlato molto bene. Noi non ci credo proprio. Parlato benissimo. Abbiamo un bel rapporto, innanzitutto di confidenziale. Certo. Umano. Umano. Prima di tutto. Quindi la collaborazione, a parte il fatto che lui sa che io lo stimo artisticamente non da oggi, ma da molti anni, forse ancora non cantavo. E poi non so se gli hai raccontato. Se sì, stato... ai tuoi 18 anni. Esatto. Quindi lo conosco da un bel po' di tempo, ho sempre avuto stima per lui. Per la musica che fa, soprattutto lo apprezzo per i live, perché a me piace, per me l'artista si esprime nei live prima di tutto, poi il disco si fa la canzone bella o meno, l'artista poi è quello che mette in pratica dal vivo e quindi io apprezzo molto quello, almeno per la mia visione, e lui in questo è uno dei più bravi. E poi perché... Un animale un po' da palco, un sì, po' Ivan. Sì, sì, sì. Eh? E poi, sì, sì, sprigiona energia. Cioè magari quando lo vedi, cioè dici ma non pure è... perché abbiamo fatto entrambi dei voice. Esatto, ecco. Giusto per ricordarlo. E poi niente, poi ci sta. È durato molto di più. Ci stava sta cosa, di fare la collaborazione con lui già da un po' di tempo. Poi ci sono state delle situazioni che hanno tirato un po' più a lungo, ma riguardo dei progetti praticamente. Certo. Riguardo un po' pure la mia situazione contrattuale che ho avuto all'epoca. Che ti impediva ovviamente. No, non era, no. Non impediva di fare la collaborazione, impediva proprio di uscire con la musica in generale. Quindi. Ho preferito aspettare e fare una cosa più matura. Poi è nata Maria, ma è nata, diciamo, è come non doveva essere questo il brano.
Cioè il brano noi dovevamo io. Sì, mi sembra che traccia. L'hai detto questo. Sì, sì, io avevo scelto, perché sono stato in studio da lui, avevo scelto un altro pezzo, che tra l'altro era in italiano. Poi mi ha inviato questo pezzo qua, poi sai, c'ho un po' di debole per sì. La nostra lingua, sì. Per la nostra lingua madre. Quindi ho sentito Maria, è un pezzo che mi ha ispirato subito ed è nata la collaborazione. Sì, questo brano però non sarà nemmeno l'unica collaborazione, perché adesso quindi mi sei entrato io nel suo progetto, certo, adesso tocca, ma, dopo ma tocca io non è che uno fa una collaborazione finita, l'anzi, se c'è la continuità la voglia, è meglio. Sì, no, a parte la continuità, proprio la voglia di collaborare, io sono sempre propenso, soprattutto con gli amici. Poi per quanto riguarda Maria, stavo dicendo, è nata, se non erro, era quasi l'alba, erano le 4-5 del mattino, e contattai Ivan, disse: Ivan, guarda, ho fatto sta cosa, ancora dovevo scrivere il testo, feci solo il ritornello. E poi le nostre conversazioni. No, dico, allora è vero che gli artisti, di notte, sì, inoltrata, sì. Cioè, sì. Hanno voglia di scrivere, cioè, è così. Sì, io penso che la notte ti ispira di più rispetto al giorno. Perché c'è il silenzio, magari, anche vengono fuori anche le... Di qualcuno, tipo il mio producer, quando sta con me di notte, si può dire, mi bestemmia tutto addosso. No, si può dire che ti vuole tutelare, ti vuole tranquillizzare, forse. Oh, vabbè, non gli scendono giù degli orari. Però io lo costringo, perché la notte riesco ad essere più libero per poter scrivere. Beh, anche perché per forse un'idea. C'è il silenzio, anche perché uno è anche più, si abbassano le difese, no? Magari uno riesce anche di più ad esprimersi veramente com'è. Sì, poi vabbè, non è che poi di notte tutte le notti ci esce qualcosa. Vabbè, la notte vabbè. Si riesce però, a passare di più sul lato destro del cervello. Esatto. Quando passi sul lato destro del cervello significa che sta nascendo l'ispirazione. E Maria è nata un po' così, quindi sì, tu l'hai sì. Chiamato. A me piaceva l'idea, io ne parlai già a casa sua un po' di tempo prima, piaceva l'idea proprio di dare uno stampino tipo la Santana, sta roba con la mischiata col napoletano, il dialetto, fa una cosa che a me piaceva, tra virgolette, poi piaceva anche a lui. E è nata così, poi Maria, perché Maria? Perché Maria? Ma non l'ho fatto apposta, nel vabbè, senso... lui è contento perché la moglie è contenta, sì, ma non lo per una pace apposta. Familiare, infatti, diciamo. Disse, guarda... Se fai una canzone comunque napoletana, Maria... Sì, Maria è l'emblema. Maria è un po' come, che ne so, a Nare, Maria. Esatto. Sono dei nomi... No, anche nomi... musicalmente che sono bene. E poi c'era il gusto Santana. Suonano musicalmente, Maria. Ma... È vero. Rappresentano pure un po' la nostra città, Napoli. Sì. No, io se dico a Nare, è vero. Penso a Napoli. Come Maria come a Napoli. Vabbè, poi Barbara, è la mamma di tutti. Non riesco a pensare nemmeno Barbara il Barbara è un po' Milano. No, niente, no, invece non è vero, perché c'è Federico Salvatore che ci ha pensato. Infatti, ti ha pensato bene proprio. Dai, ci fate un accenno, dai, piccolo accenno. E manna morzulete, Maria, Maria, che si prega a te. Maria, Maria, non posso farmene te. Maria, Maria, oggi è passato per Dave. Maria, Maria. Maria. Canzone è davvero carina, no? Molto orecchiabile, poi voglio dire... Che significa carina? Carina significa che entra, no? Non lo so, è un po' limitato. Limitato, dai. Limitato, e vabbè, devo essere di parte. Io mi E vabbè, ma io sono giornalista, devo mantenere comunque un'etica professionale. Quindi se sei giornalista, allora che voto dai al brano? Allora, odio dare i voti, però secondo me è una canzone in gergo che spacca. Va bene così? È voto? Ma sono di parte, 10 lode. Allora non devi dire carina, allora non devi dire carina. Vabbè, allora devo dire eccellente, la verità. Eccellente, eccellente. Superlativa. Ah. Va bene, superlativa. È anche superlativa, no, io direi. No, perché mi piace anche l'accoppiata, perché magari c'è qualcosa che tu non hai e hai Ivan. Cioè, siete due persone che in un certo senso... Ci completiamo. Senso, sì, è vero, però vi completate. Io non vedo l'ora che magari Ivan mi invita a un suo concerto di quelli là che... Ma quello là di Mondragone che c'erano 20.000 persone. Sì, sì, che mi fa salire tipo sulle ali, sulla gesta, cose che sono... No, immagino quello là sul canotto. Tu ti butteresti come lui che è un matto, cioè nella folla così. Mi deve far volare con le ali sopra la gente così.
canterò Maria da là, dall'alto. Ma quindi ci saranno anche dei live insieme? Avete già pensato a questa prospettiva? Ma magari, forse oggi è un po' presto per parlare di live, perché non sappiamo ancora se ci saranno. Ce l'auguriamo. E allora, Maria. Maria, salutiamo tutti gli amici che non sono calcio. Grazie per essere stati con noi, è sempre un piacere. Un abbraccio a tutti, ragazzi, è sempre un onore stare qua in compagnia con Barbara di Non Solo Calcio. Mi voglio bene, grazie. Niente, mi auguro di vederci al più presto, di cominciare al più presto e di abbracciarci, tantissimi live. Alla prossima, grazie ragazzi. E soprattutto di buttare via queste mascherine che non se ne può più. Ma noi non le abbiamo fortunatamente, però siamo a distanza, abbiamo fatto i tamponi, quindi tutto a posto. Alla salute, alla salute di tutti. Non Solo Calcio, Maria. Maria.